Adesso, buongiorno. Buongiorno. Guarda costiera. No, guarda che sporcizia. Sì, certo, in ammollo, fanno lessi. 3, 4. Sì, signora, ma tanto di oggi. Il scontrino va bene ai scopi fiscali, ma siccome voi siete un ristorante, dovevate farvi fare la fattura, nella fattura inserire la provenienza, il lotto, ok? E la specie. In modo che avevamo una tracciabilità del prodotto ittico. Che cosa sono? Gamberi. Gamberi. Non, i gamberi devono rimanere dentro il proprio la scatola originale dove c'è l'etichetta. Sì. Una volta scongelati, secondo le procedure dell'autocontrollo, ci deve essere un'etichetta quando sono stati scongelati e entro quanto tempo vanno consumati. Sì. E un riferimento del lotto, altrimenti anche questa non c'è tracciabilità di questo prodotto. Le collature di grasso. Sì. Eh? Lo vede? Vede quanto è sporco? Dov'è? Ecco, vedi la... Non c'è la ricetta. Pentole. Queste potrebbero comunque contaminare quello, il prodotto che voi andate a lavorare. Prodotti che sembrano che comunque, voglio dire, non so, la scadenza, sono anneriti, ma l'abbiamo trovati all'interno delle celle frigorifere insieme agli altri prodotti destinati al consumo. Cioè, qui, se fate in questa maniera, aperti. C'è il rischio che vengono i topi qui dentro. I vostri? Sì. Prodotti lasciati a macerare nei propri liquidi. Verranno tutti messi sotto sequestro, perché non sono... e quindi non idoni al consumo umano. Mazzacolle e gamberi. Questo subito tale va bene. Viatura. Le altre erano mazzacolle, queste sono gamberi. Allora, passiamo di qua. Il prodotto come si annerisce? Non è buono. In quanto sono girati... Quindi sono passati già 10 giorni. Comunque per... Senti, Giorgio, qui c'è da chiamare anche l'ASL. Sì. È quello. Buongiorno, squadra R2 Roma, operazione Metropoli. Ci occorre un numero di verbale amministrativo e di sequestro amministrativo, cortesemente. Vabbè, queste sono mazzancolle? Sì. Mazzancolle, ok. Va inserita l'etichettatura, un'etichetta dove è indicata gli estremi della fattura. Ma perché mi diamo un po' questa qua? Ma tanto, proprio. Questo è tonno. Naturalmente è tonno decongelato e ricongelato. Poi c'è il salmone. Questo è qua, tranci di salmone. Gira, è tracciato? No. Che è Trotru 26/28/6/2020. Non è scaduto questo. Prima. Quello da buttare. No, da buttare, è scaduto. Sì. Quello che cos'è? Riccio, no, non lo so. Sarà 2020, scaduto 2020, 2020. Metti lì, prodotti scaduti, vai. Vabbè, canne e pesce, cozze, presente prodotto non tracciato. 2021, no, questo scaduto. È scaduto. Questo è scaduto. È scaduto. Questo è salmone fresco congelato. Sì, scaduto. Giusto? Allora è intervenuta anche zia sì, però con noi è tutta roba leggera.